Ed ora veniamo alle notizie internazionali. In primo piano abbiamo la situazione in Siria, perché è ancora giallo, non è stato del tutto risolto sulla presunta fuga, quella lasciamolo da una parte, del vicepresidente. Passagli l'auricolare un momento. Certo, Paolini, però... togli il microfono, Alfredo! È un cornuto! Ecco qua. Sono rimasti tre somari e tre briganti sulla strada lunga di Cirvelli. Ma come si vede? Tra pochissimo andrò anche a casa del professor Severino Antinori, sapete molto bene quello che gli è accaduto, è stato in carcere, è stato agli arresti domiciliari, stamattina c'è stato un processo a suo carico per stalking, che non c'entra niente peraltro con il furto di ovuli dei quali era stato fiscale, accusato. E che lei mi ha detto il falso, capito? Questa puttana, capito? Oh, fermi tutti, io credo che non si renda conto che forse era in diretta, infatti non doveva essere in diretta in questo momento, era solamente un farvi vedere che ci sarebbe stato Severino Antinori, dal quale andremo come d'accordo dopo. Ma perché non sa quello che sto dicendo? No, cercate Mara, non vede, non sente, è come le scimmie. Cioè, dunque ragazzi, complimenti. Grazie. Anche a me sono piaciuti per le stesse moltissimi. Cose che ha detto Teo? Ma io a Teo non rispondo più. Perché... Lo sai che io ti vedevo nelle canzoni delle ex donne, quando diceva, me la fai una canzone su Mara Venieri? Guarda che ci stava, Cioè, Laura non c'è più, me la fate con Mara non c'è dai, più. No, dai, Mara Venieri, ma perché non vai a sentila, fare... No. Sentila! Ma mi dai retta! Ma perché non vai, allora, veramente? No, non lo trovo per niente divertente, sai, andate Teo. Cerca anche di trovare una misura, perché non è che fai molto ridere, non è che il pubblico poi ti ama moltissimo, no, fanno molto quando ridere, continui a offendermi, hai capito? Hai capito? Che paracula che... No, c'è un limite a tutto, hai capito? C'è un limite, Teo, guardami negli occhi, fammi parlare. Il pubblico non mi ama. Non ti ascolto, vai a fare in culo. 100% il pubblico. Sì. 100% sì. Che cos'è? Che significa? Grazie. Vieni qua. Vieni qui, Mara. E poi andiamo al referendum, il nostro referendum. Che è successo? Oddio. Che succede, Cristina? Mi sono preoccupata. Scusa, Mirta. Scusami. Problemi? Non ti senti bene? No, sono scivolata. Scusa. Mi dispiace, scusami. Tutto a posto? Sì. Un applauso di incoraggiamento per Cristina Fantoni. Finiamo su Blob. Stai tranquilla, Cristina. È colpa giustizia. Del referendum, ho parlato del referendum e non ne posso più, no scherzo, scusate. Non ti preoccupare, tranquilla. Va bene. Ci rivediamo alle 13.30. Anche... Va bene, sono seduta. Che bello questo piatto. Eh sì, chef. Lo vuoi assaggiare? Oh, e dice sì, non da fessi sorda. Hai visto che bello? Lo vuoi assaggiare? No. Hai visto che bello questo? Dai. Hai visto che bello questo piatto? Sì, chef. Adesso questo piatto qua lo facciamo assaggiare a Paolo. Così no, fammi la domanda, vuoi assaggiarlo tu? No, mica sta sì. Dai, schiacciato per? No. E allora il cazzo parlo. Perché io ho uno spirito critico, perché devo perché dire che non mi piace... Perché sei pazza, Simona! Cazzo! Sì. No. È la verità! Sei ma pazza! Ci dovete allora, stare. Facciamo una cosa, no, scusate. Ci no, non mi piace a me. Calmata, ragazzi, datemi qua. Sei tu. Gigi. La Gigi. Pazza sei tu. Allora, siamo intorno alle 23.40 circa. Alle 23.40 circa. Sì, beh, scusate, 23.40 circa. Buon proseguimento di serata. Buonasera, presidente Berlusconi, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi sull'infedele. Grazie. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe,
ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Tesi false. Perché non va dai giudici invece di insultare? Lontano dal vero, distorte. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Essendo lei anche il mio Presidente del Consiglio, la prego di moderare i termini. Io so quello che sto dicendo, lei no. Avete offeso al di là del possibile la signora Nicole Minetti, che è invece una splendida persona, intelligente, preparata, seria. Si è laureata col massimo dei voti, 110 lode, si è pagata gli studi lavorando, è di madrelingua inglese e svolge un importante e apprezzato lavoro con tutti gli ospiti internazionali della regione. Questo le consente di saltare la gavetta della politica? Le cosiddette signore presenti, il presidente. Le signore non sono cosiddette e lei è un cafone se le chiama cosiddette. Mai rapporti diversi dall'amicizia e dal rispetto nei suoi confronti come nei confronti di tutte le altre sue ospiti. Finisco, invito cordialmente l'onorevole Iva Zanicchi ad alzarsi e a venire via da questo incredibile postribolo televisivo. Il grande ritorno di Brasile. Allora, buonasera. Partiamo dal presupposto che Roma non è. Lei ride, c'è poco da ridere. Ho detto ci mancava. Ah, ci mancava. Brasilio, comincia subito. No, io non comincio subito. Partiamo dal presupposto che Roma non è fascista. Roma è casa mia. Roma è casa mia, la borgata mia vige ordine e disciplina. Devi fare quello che ti dico io. Ah. Perché io... Ma anche film. Ti faccio vedere i film. Ma anche film che sono venuti da lei, Carabinieri, un giorno sì, un giorno no. Stanno carabinieri. Lei dei film che fermati subito. Che li faccio vedere io i film a lei. Scusa, Se viene nella mia borgata. Se viene nella mia borgata. Tira giù il microfono. Nella mia, ma nella mia. Queste sono minacce. Queste sono, fammelo vedere a me. Fammelo vedere, fascio di merda. Pussi di vino, pussi. Fascio di merda. Pussi di vino, pussi a scivolo. Vergognati. Allora, ora minaccia una donna, ma siamo pazzi. O vi riprendete o vi butto fuori tutte e due. No, tutte e due. Sì, tutte e due. Ha minacciato una donna. Non ha minacciato niente. Non fa paura. Ah no, gli ha detto vieni, ti faccio vedere. Fagnani si difende da sola, è abituata a frequentare gli Spada. Figurati che gli fa Brasile. Non lo fa più, però non lo fare mai. Non lo fa più. Guarda, non lo fa più. Ma non lo fa più. Vabbè, porco coso lì col pischietto. Vabbè, state buoni. È giusto. È stato dimesso oggi il 24enne di Parma, ricoverato dal 25 agosto scorso all'ospedale San Gerardo di Monza. È stato il primo paziente grave nel nostro paese, le sue condizioni sono ormai stabili. Alzati e fai un Allora, siamo passati all'estero, grande folla sulla Fifth Avenue di New York per il Columbus. Non dimentichiamo che appunto domani, 27 gennaio, è la giornata della memoria. Avete 7-8 milioni di gente, state a parlare. Avete perso una guerra assurda, avete tenuto le mezze pazze là e ci state a dire a noi di sghettino. E poi succede nella vita, ma non è che con una persona si identifica la cultura di un paese e la dignità di tanti uomini. Capite? A me mi fa incazzare terribilmente. Andiamo avanti, si cazzi dei tedeschi, sti crocca che mangiano solamente le piuste. Sapete manche chi è lo temballe voi? Avete imparato a mangiare qua quando venete, ma dove presentate? A dove? Sapete quanti buone le rostelle? Se sapete a dove le mettevi le rostelle, caro mio, andiamo avanti. L'abbiamo detto. Li vedo come i miei fratelli, quindi mi sento in modo, io lo faccio tramite le canzoni per difenderli un po'. E le cose che richiedono le canzoni sono, io conosco cosa un paio di amici. Dice, ma cosa dice? Calma, che fa così è da prendere a calci, perché è una provocazione ai cittadini italiani, hai capito? Vai a lavorare, togliti quel ciuffo biondo. Ma le rifaccio ancora di più. Faccio finire un attimo. Allora, le cose che richiedo, sono essere umani anche loro, sono maschi, hanno bisogno di ragazzi anche loro, come tutti hanno bisogno di ragazzi. Maurizio.
Noi facciamo le battaglie per i diritti delle donne contro il femminicidio e poi arriva questo, che ci prende per il culo cantando, non è questione di prendere perché per il culo è questo qualcuno. Che sta facendo, lei sta prendendo per il culo, non è questione di prendere per il culo nessuno, gli italiani. E poi pretende anche di essere ascoltato. Io ho sentito io i testi delle sue canzoni, incitano allo stupro. No, io e sa che le sue canzoni, le altre, quelle che non possiamo. Dopo se le troviamo vi faccio sentire qualche altra. Quindi che voglio dire, se riusciamo a trovarle, se non riesce a trovarle qualche altra canzone, qualche altro passaggio. Italia va bene anche lei. Mussolini, cosa voleva dire? I Pagliacci va bene anche lei. Guardi, io gliela canto una bella canzone, però in napoletano. Dedicata a lui e a tutti quelli come lui. Vabbè, faremo... invece noi stiamo qui. Invece stiamo qui. No, faremo... purtroppo, capito? Purtroppo state qua. Staremo a fargliela a cantare a Renzi. State lì e invece i nostri italiani stanno in mezzo a una strada e te te la ridi. Era colpa ma nostra, che colpa ridi? Nostra invece. Ecco, io... Ma che ti ridi? Ma tagliati quei capelli. È il momento della signora Lalla. Buonasera, buonasera signora Lalla. Buonasera a tutti. Io vengo da Stella di Monsanpolo, Marche. Lavoro in ospedale, ho una passione. A me piacciono gli uccelli. Intanto siete proprio, ma proprio cafoni. Ah. È ornitologa? No. Ah. No. A me piacciono proprio gli uccelli. E li fotografo tutti. Certo. Ma devo andare via? No. Che magari visto che si parla tanto di Europa, di politica, visto che Salvini è stato bravo anche a riciclarsi come anticasta, colui che è diverso dalla casta, e qualcuno bisognerebbe ricordarsi agli spettatori che lui dal 1993 fa politica e è pagato dai cittadini. Sì, però si è eletto. Pagato dai cittadini. Ecco appunto, a proposito di elezioni, vabbè, le elezioni sai bene, è stato eletto anche Alfano, quindi vabbè, in questo paese si elegge tutti. E saranno scemi quelli che mi votano. No, non mi permetterai mai di dire questo. La mia curiosità è, Salvini, ma tu esattamente quando lavori? Grazie Presidente, breve circonciso, ma secondo voi perché Confindustria coinciso, preme... quella è un'altra cosa. Conciso. Prego. Questa è la base, è la base, questo, cos'è? Allora anche se con il ruolo bugiardo, le faccia. Bugiardo, perché hai fatto la finta, in testa te l'ho detto, bugiardo, e tu hai fatto la finta, la finta, non è vero, bugiardo, una botta, senta la botta, mi ha fatto male, bugiardo. Bugiardo! Voi queste cose ve le portate a vostra nonna. Andate a offendere vostra nonna, la gente che sta in galera. Sono i lavoratori che devono lavorare. Non ce l'hai da avere con me. Io ce l'ho con lei. Io non ho fatto nulla, non voglio capire da te. Non voglio capire da te. L'allenatore, il presidente del Napoli. Chi è in galera? Ma non sto parlando di un ruolo da lei, il tapiro. Non voglio capire da te.